Vivere e raccontare, puntata numero 101. Oggi è giovedì 18 giugno 2020 e sono le 16:37. Vivere e raccontare è il programma televisivo ideato da Augusto Zucchi e da Gioacchino Onorati, che sono io. Vivere e raccontare è il programma televisivo in cui l'opera si racconta attraverso la voce del suo autore. Maurizio Moscone, ben trovato. Grazie. Buona. Maurizio, tu hai scritto molti libri, Sì. con Aracne hai pubblicato I cattolici utili idioti, Dal mondo a Dio, Trilogia dell'esistenza e Metafisica. Oggi parleremo di Dal mondo a Dio. Ecco, io ti dicevo, ecco, volevo affrontare questa problematica, no? Che affronto dal mondo a Dio, ma anche poi vedremo anche Cattolici Idioti, partendo proprio dalle riflessioni che il Papa Giovanni Paolo II ha fatto durante il suo pontificato sul rapporto tra filosofia e eventi storici, cosa che pochi sanno, ma Giovanni Paolo II è stato intanto un grande filosofo e in alcuni testi ha affrontato questo rapporto che dicevo, in particolare quali testi? Varcare le soglie della speranza, Fides et Ratio e soprattutto Memoria identità. In questi testi lui che cosa dice? Praticamente è come fa un cammino, fa una riflessione che è un cammino storico, storico-filosofico e fa vedere come dal pensiero, diciamo, di Cartesio si sviluppa, no, tutta una corrente, diciamo, di filosofica che arriva fino all'illuminismo e no, lui già vede, diceva, le idee dell'illuminismo poi avranno una ricaduta storica fondamentale perché saranno all'origine della rivoluzione francese. Quindi lui già vede lì un rapporto strettissimo, no, tra il pensiero filosofico e la storia politica. E vede anche come in realtà un'elite, diciamo, di intellettuali, un gruppo di illuministi, saranno loro che tramite un'azione di propaganda molto capillare riusciranno, diciamo, a far diffondere queste idee, per cui queste idee diventeranno poi l'idea della borghesia, quella borghesia poi che sarà l'artefice della rivoluzione francese. Quindi questo già un capitolo molto importante, diciamo, della riflessione filosofica di Giovanni Paolo II. Ma la cosa forse più interessante l'ha scritta, si rileva leggendo soprattutto Memoria identità. In Memoria identità lui parla delle ideologie del male. Lui dice nel Novecento si sono sviluppate delle ideologie del male. Che Quali il sono? Papa ha conosciuto personalmente, questo Appunto. ricordiamolo, ha conosciuto personalmente sulla sua pelle. Sulla sua pelle ha conosciuto il nazismo e il comunismo, l'ha conosciuto benissimo, perfettamente. E oltretutto lui era professore di filosofia e si era reso conto appunto come soprattutto la filosofia marxista stava diventando la filosofia predominante. Quali sono queste ideologie del male? Un'ideologia del male appunto è il marxismo. E lui vede come il marxismo, cioè delle idee, sostanzialmente delle idee, sono causa poi, possiamo dire causa efficiente, di milioni e milioni di morti. Cioè anche lì, e questo io lo riporto, ecco, nel mio libro Cattolici Utili Idioti, un'elite intellettuale elabora certe teorie, queste teorie poi vengono diffuse e comportano poi a livello pratico, no, questa distruzione, no, che è stata quella provocata dal comunismo. Se uno legge i testi di Lenin, Mao Zedong e anche Che Guevara, e lo riporto in Cattolici Utili Idioti, si vede chiaramente, dicono loro chiaramente, soprattutto Lenin, che il Partito Comunista deve essere guidato dalla borghesia, lo dice chiaro, perché la borghesia ha le conoscenze. Quindi un gruppo borghese, no, che è il gruppo di avanguardia, elabora la teoria. Perché dice,
dice Lenin. In realtà il proletariato, che è la classe rivoluzionaria, non ha la coscienza di essere classe rivoluzionaria. Chi è che gli dà questa coscienza? Questa elite intellettuale. Questo discorso lo ritroviamo anche in Mao Zedong e lo ritroviamo anche in Che Guevara. Quindi un'ideologia del male, appunto, diceva Giovanni Paolo II, è appunto il marxismo. L'altra ideologia del male è interessante, è il nazismo. È interessante che lui non parla né del comunismo né del nazismo come sistemi politici, ne parla come ideologia. Cioè lui mette l'accento sul fatto che sono delle idee. Cioè, una volta che certe idee sono diventate idee che sono fatte proprio dalle masse, ecco, allora abbiamo una rivoluzione. Così è avvenuto, difatti, in Russia e è avvenuto anche durante il nazismo. Se noi pensiamo, guardate, il nazismo uno lo dimentica, ma Hitler ha vinto le elezioni. Il popolo era entusiasta di Hitler. Questo Sì, è un fatto. Questo è un noi fatto. vediamo spesso le immagini televisive di centinaia, di migliaia di persone che lo acclamano nelle piazze. Lo acclamano nelle piazze, la gente moriva per Hitler, morivano per Hitler. Il Mein Kampf era il Vangelo, è stato il Vangelo di un'intera generazione. Quindi sono idee. Chi c'era dietro le idee di Hitler? Ci sono dei filosofi, ci sono dei filosofi. Nolte dice. Hitler, scusami Maurizio, ma credo che questa domanda sia importante. Hitler era una persona, come dire, istruita? Che tu sappia? No, non era istruito, non era istruito. Ha fatto studi molto, molto irregolari, e ha vissuto veramente da giovane come un poveraccio, ho letto la biografia, viveva nell'albergo dei poveri. Durante la guerra del 15-18 lui era caporale, cioè uno che non ha studiato. Però lui ha letto, leggeva molto, leggeva in modo molto, dicono i biografi, molto disordinato, però leggeva. E i libri che leggeva sono appunto i libri di Nietzsche, soprattutto i libri di Nietzsche che ha letto. E queste idee lui le ha assorbite. Nietzsche, chiaramente è un filosofo e dava una giustificazione filosofica alle sue tesi. Ma certe idee le trovi anche lì. Cioè, Nietzsche cosa sosteneva sostanzialmente? L'etica dei signori, l'etica dei padroni, un disprezzo per l'etica cristiana, perché era l'etica degli sconfitti, no? Quindi c'è poi il mito del superuomo, che è fortissimo in Nietzsche. Si deve realizzare un nuovo umanesimo, ma questo uomo è un uomo che si afferma con la forza. No, c'è tutta, diciamo, una glorificazione della forza, della violenza. In Nietzsche fortissimo. Si ritrovano le stesse cose leggendo Mein Kampf. Uno può dire: sì, però Hitler non era un filosofo. Non era un filosofo, è vero. Però queste idee si ritrovano. Alcuni dicono: attenzione, in Nietzsche non c'è un esplicito odio nei confronti degli ebrei, a parte che c'è anche, non è maggioritaria nella sua opera. Però chiaramente ci sono tutte le premesse di odio, che poi dopo Hitler questo odio lo ha manifestato nei confronti di una minoranza, non soltanto, attenzione, la minoranza ebraica, ma tutte le minoranze. Non dimentichiamo che oltre all'Olocausto, tutti conosciamo, pochi sanno che per esempio 500.000 zingari sono stati eliminati. E così tutti i deboli, no? I portatori di handicap. Quindi voglio Anche i dire, testimoni di Geova i furono, testimoni di perché uno Geova, non lo dice mai, ma anche i testimoni di Geova. furono sterminati, anche i testimoni di Geova, giustamente. Quindi No, questo, no, no, giustamente, no, giustamente. giustamente no, è giusto ricordarli, ecco, in questo senso qui, giustamente vanno ricordati, questo volevo dire, perché non ci siano equivoci. Ecco, è importante vedere che come Nolte diceva, ecco, il nazismo e il comunismo sono speculari. Questo è molto importante.
C'è l'odio nel nazismo, odio nel comunismo, cambiano, diciamo, l'oggetto dell'odio. Perché per il nazismo l'odio è nei confronti, degli ebrei, questo stesso odio invece nel comunismo c'è nei confronti della borghesia. Cioè, se noi pensiamo adesso, a parte il comunismo che si è sviluppato nell'Unione Sovietica, ma in tutto il mondo, pensiamo per esempio alla Cambogia. Cambogia su 5 milioni di abitanti, mi pare, o 6 milioni, adesso mi ricordo la cifra, la metà sono stati sterminati, tutta la borghesia. Quindi, Scusami, da chi sono stati sterminati in questo caso? beh, chiaramente dal Partito Comunista, Dai Khmer Rossi. E dai Khmer Rossi, certamente dai Khmer Rossi. io approfitto dell'occasione per dirti che ho pubblicato un libro straordinario, La diga delle vedove, Denise Afonso, la quale è stata rinchiusa nei campi di prigionia dei Khmer Rossi ed è un libro che veramente consiglio, La diga delle vedove. È un libro che mi fa venire la pelle d'oca perché poi ho avuto anche la fortuna e il privilegio di conoscere Denise Afonso a Roma, ma lei è proprio risuscitata da quei campi di prigionia dove ha perso il figlio piccolino per inanizione, vuol dire morto di fame. E la cosa drammatica è che quei bambini venivano educati ad odiare i loro genitori. Beh, il comunismo è questo. Se uno lo vuole negare, un altro, ma il comunismo è esattamente questo. Anzi, il comunismo è stato più dannoso del nazismo perché il nazismo è stato ha avuto un tempo ristretto di diffusione. Il comunismo c'è ancora, c'è in Cina. Ecco, quindi ecco, questo però, ecco, questa è l'ispirazione appunto che mi viene dal pensiero di Giovanni Paolo II. Lui, è interessante, lui parla quindi di queste due ideologie del male, il nazismo e il comunismo. Però nell'ultima parte dell'opera, lui, ecco, riporta, fa una paginetta molto breve dove parla di una nuova ideologia post-illuminista. Per lui l'illuminismo perché fa problema? Perché nell'illuminismo si è affermato che si vive se, come se Dio non ci fosse. Questo è stato il principio che, molto negativo per lui. Vivere come se Dio non esistesse. E dice, qual è questa nuova ideologia post-illuminista? Ecco, io leggo una breve parte, Brinzi, e fa un esempio. Dice, penso alle forti pressioni del Parlamento europeo perché le unioni omosessuali siano riconosciute come una forma alternativa di famiglia, a cui competerebbe anche il diritto di adozione. È lecito e anche doveroso porsi la domanda se qui opera ancora una nuova ideologia del male, forse più subdola e celata, che tenta di sfruttare contro l'uomo e contro la famiglia perfino i diritti dell'uomo. Dice qui, guardate, attenzione, c'è una cosa nuova. Qui in realtà si forma una nuova ideologia che va contro i diritti dell'uomo. Allora, qual è il problema che mi sono posto? Di che cosa sta parlando? Perché ne fa decenni. Secondo me, la Io ti differenza. prego di dircelo in un minuto e poi faremo una nuova puntata. Bambini. Sì, ecco, questa nuova ideologia, diciamo, viene suggerita, no? Da Ratzinger, dal Papa Emerito, dove lui parla di dittatura del relativismo. Cioè, in realtà, per comprendere questa nuova ideologia che si sta affermando, le cui conseguenze sono, appunto, la violazione dei diritti dell'uomo, è questa ideologia del male, del quale, però, ecco, io per parlarti di questo, ecco, devo fare riferimento all'altro libro che è Dal mondo a Dio, di cui non ho avuto tempo però di poterne parlare oggi. E lo faremo in una prossima puntata, anche successiva a questa. Possiamo farla anche subito se sei libero. Sì, sono libero, certo. D'accordo. Allora salutiamo i nostri telespettatori e per chi volesse potrà vedere anche la prossima puntata. Grazie, grazie Maurizio. Grazie a te, buona giornata, grazie.